Oggi, 21 febbraio, in Abruzzo si sono registrati 502 nuovi casi positivi al Covid, di età compresa tra 1 e 96 anni, che portano a 51.093 il numero dei contagiati dall'inizio dell'epidemia. 57 i nuovi casi in provincia dell'Aquila, 136 in quella di Chieti, 227 in provincia di Pescara, 78 in quella di Teramo, con 5 residenti fuori regione o con residenza in accertamento. Eseguiti nelle ultime 24 ore 5.108 tamponi molecolari e 14.989 test antigenici per un totale di 20.097 esami. Il tasso di positività sul complesso dei test effettuati è sceso oggi al 2,5%. 10 i pazienti deceduti nelle precedenti 24 ore, con il totale delle vittime salito a 1.620. È di 36.548 quello dei guariti, più 52 rispetto a ieri. Pertanto sono 12.924 gli attualmente positivi, un totale superiore di 441 rispetto al precedente. Continua a crescere in modo preoccupante l'ospedalizzazione, saliti a 586 ricoverati in area medica, più 19 rispetto a ieri, e a 76 pazienti in terapia intensiva, uno in più nelle 24 ore, con gli altri 12.262 positivi in isolamento domiciliare.